romperà, sciogliuti con la vacca. Lo scopo che è benefico a favore ovviamente la raccolta fondi del comitato SLA per l'acquisto di un pulmino per i malati SLA. Poi è multietnico perché molte rappresentanze, non solo italiane ma anche estere, quindi abbiamo gruppi sudamericani e asiatici. Abbiamo il dragone cinese che è molto particolare, molto folcloristico, ma poi soprattutto gruppi di ben 16 regioni che rappresenteranno i loro territori e il loro folklore. Quindi dalle due alle due e mezza si assieperanno ovviamente nella piazza Sodello per partire e inoltrarsi verso il centro storico, per poi ricongiungersi in piazza Sodello dove ci saranno tutte le esibizioni e le varie feste che poi saranno a seguire. Ci sarà anche un altro evento a seguire del carnevale che è all'Imbrunire, che è un evento che si chiama Silent Party. È un evento molto particolare dove tutti balleranno con la cuffia ovviamente tutta colorata, si sentiranno o si vedranno le persone ballare, ma la musica sarà ovviamente in wifi e all'interno della cuffia. Molto scenografico. Questo carnevale è importante per la nostra onlus perché i fondi raccolti verranno utilizzati per l'acquisto di un pulmino per i malati di SLA della provincia di Mantova. E quindi grazie a questo pulmino, quando avremo la possibilità di acquistarlo, potranno prenotarlo presso la nostra onlus e spostarsi più facilmente o per motivi medici o anche semplicemente per farsi una gita ogni tanto e poter distrarsi un pochino e passare un momento piacevole, ne hanno tanto bisogno, insomma, più degli altri. Noi, associazione cinese, portiamo 2 lione, 2 trago. Anche più di 100 persone, secondo me, tante persone viene con Mantovano tutti insieme a fare la festa del carnevale di Mantova. Quest'anno, nel 2017, faremo con 2 paesi, il Perù con Passiones Peruanas e con El Salvador con il gruppo La Casa Salvadoregna di Milano. Per il prossimo anno abbiamo pensato a portare 48 paesi e così dimostrare al mondo che Mantova non solamente è la capitale culturale in Italia, e sicuro il carnevale sarà il più importante d'Italia e del mondo. È un piacere essere Retrigol, anche perché questa castagna di fiume è un frutto molto semplice ma anche molto bello, c'è anche un valore culturale visto che sorge dai nostri laghi di Mantova e quindi ci ricorda la figura di Manto. Colei dalla quale probabilmente la nostra città ha preso il nome. Sono sicuro che domenica prossima a Mantova il Retrigol, la sua corte e tutti i partecipanti avranno la possibilità veramente di sorridere. Buon carnevale a tutti.